iniziamo questo insegnamento proprio dal testo citato nella Santa Messa, 11 di Isaia: un germoglio spunterà dal tronco di esse, un virgulto germoglierà dalle sue radici, su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e del timore del Signore. Da questo testo noi prendiamo l'avvio per parlare dei doni dello Spirito di cui è riempito il Messia, il testo messianico, il quale nascerà dalla stirpe di esse, è il germoglio di una pianta meravigliosa che deve portare la conoscenza di Dio sulla terra e la salvezza. Lo Spirito del Signore, cioè il soffio di Dio, il ruà di Dio, riposa su di lui. Dunque lo Spirito del Signore riposa sul Messia, non scende e va, ma riposa come nella sua dimora, perché da questa dimora che questo Spirito di Yahweh si effonderà su tutti quelli che saranno salvati da lui, perché egli è il capo della nuova umanità. Questo spirito è uno spirito di sapienza, eccetera, per cui noi iniziamo questo discorso con il primo dono. Avverto subito che non si tratta di doni, cose, non cosifichiamo i doni dello Spirito. Lo Spirito è dono, è sapienza, cioè lo Spirito Santo è sapienza in noi, è fortezza in noi, cioè è la persona dello Spirito che riposando dentro ciascuno di noi già nel Messia, ma poi per comunicazione in ciascuno di quelli che a lui appartengono, diventa sapienza, fortezza, consiglio, eccetera. Questa sera vogliamo fermarci sulla sapienza, ossia lo Spirito Santo dimorando dentro di noi, come in Cristo, produce sapienza. Noi articoliamo il discorso in questa maniera: prima vedremo la sapienza in se stessa, poi la vedremo in Cristo Gesù, poi la vedremo in noi. La sapienza in se stessa. Quando parliamo di sapienza, il discorso non è facile. Vedremo in che cosa consiste la sapienza. Ma cominciamo col dire che la sapienza è stata coltivata da tutti i popoli antichi, di civiltà, nelle civiltà terziarie, ossia bene evolute, si coltiva il dono della sapienza. Noi parliamo dei sapienti orientali, parlando di Giobbe, si dice che c'erano, che i suoi saggi, celebri in tutto l'Oriente, vennero a trovare Giobbe. Anche nel mondo greco si parla dei sette sapienti. Ma
restando nel mondo ebraico, il grande sapiente per eccellenza è Solomone. Dio lo ha colmato di sapienza più che di tutti gli altri re della terra, in modo che sapiente come lui non ci sarebbe stato nessuno. Sulla sapienza noi abbiamo una ricchissima fioritura di testi nel Vecchio Testamento. Abbiamo i libri sapienziali che trattano della sapienza. Il libro dei Proverbi, in particolare il capitolo 7, 8, 9, il libro della sapienza, che appunto porta questo titolo, poi il libro del Siracide, dove troviamo molti passi circa la sapienza, in particolare l'elogio della sapienza nel capitolo 24. Della sapienza parla Baruch, della sapienza parla Giobbe, bellissimo capitolo 28, cioè il canto dei minatori che vanno in cerca della sapienza e non la trovano, perché la sapienza viene da Dio. Per cui tutti i libri santi in larga misura parlano della sapienza, la quale viene così nei libri sapienziali personificata. Non è soltanto un bene che l'uomo ricerca, ma diventa qualche cosa di divino, qualche cosa di Dio. Per cui nei libri santi acquista una personificazione. Leggeremo alcuni testi. È una personificazione che prelude a una persona che parla. Questa persona è la sapienza incarnata che è Cristo, oppure lo spirito di sapienza, lo Spirito Santo che parla in Cristo. Per cui abbiamo già nel Vecchio Testamento una ricchissima serie di testi che celebrano la sapienza. Ma che cos'è la sapienza? Possiamo pensare che ci sia una sapienza umana e una sapienza divina. Ecco una prima grande distinzione che noi abbiamo nei libri santi. La sapienza umana è un'arte per ben governare se stesso, la vita umana, per conoscere tutto, disporre tutto, governare anche gli altri. Cioè è un dono di natura, ma acquisito anche con arte, con studio, con attenzione, con molta disciplina, per essere assennati, per avere conoscenza di tutte le cose e per sapere disporre tutto per il bene morale proprio e per il bene degli altri. Ed è proprio di chi governa il dono della sapienza, perché deve saper distinguere il bene dal male, deve saper disporre bene ogni cosa per far andare bene il suo popolo. Però è di ciascuno, ciascun uomo, il quale vuole disciplinare la propria vita, vuole renderla bella, ricca, per cui in natura noi possiamo dire che è un arte di conoscenza del bene e del male, per poter bene regolare la propria vita morale e regolare la vita degli altri. Questa sapienza umana può, abbandonata a se stessa, travignare, ed è quello che vedremo proprio alla luce della rivelazione. La rivelazione distingue invece dalla sapienza umana una sapienza divina, una sapienza che viene da Dio e quasi è prodotta da Dio qui sulla terra. Ed è qui che avviene la personificazione della sapienza,
è un dono di rivelazione, è un dono di conoscenza prima che di regola morale, ossia il sapiente secondo Dio conosce per dono di Dio il mistero di Dio, il mistero delle cose, e poi sa regolare la vita sia nei propri riguardi sia nei riguardi degli altri appunto per questa conoscenza. E allora c'è una sapienza divina che procede da Dio, è il soffio di Dio Altissimo che regola tutto, per cui prima che una regola morale è una conoscenza profonda, dono di Dio Altissimo che ci dà quasi una connaturalità di conoscenza con Dio, ci fa conoscere come Dio, ci fa sorgere quasi sul piano divino, e è un dono di conoscenza che trasforma tutta la nostra vita. Di conseguenza diventa un dono morale all'uomo per regolare bene la propria vita nei riguardi di Dio, nei riguardi degli altri. Arrivati a questo punto, prima di andare oltre, io voglio leggere alcuni testi che riguardano questa sapienza che è dono di Dio e che in alcuni testi è personificata, quasi quasi si identifica con Dio stesso, con la persona divina. E leggiamo un testo tardivo del Siracide, capitolo 24. Fra tutti questi cercai un luogo di riposo in quale possedimento stabilirmi. Questo, come diciamo, col primo versetto, perché però è lungo, eh. La sapienza lode se stessa, si vanta in mezzo al suo popolo. Io sono uscita dalla bocca dell'Altissimo e ho ricoperto come nube la terra. Poi ho posto la mia dimora lassù, il mio trono era su una colonna di nubi. Sulle onde del mare, su tutta la terra, su ogni popolo e nazione ho preso dominio, e la sapienza creatrice e dominatrice dell'universo. Prima dei secoli, fin dal principio, egli mi creò, per tutta l'eternità non verrò meno. Nella città amata mi ha fatto abitare, in Gerusalemme è il mio potere. Sono cresciuto come un cedro sul Libano, eccetera, eccetera. E quella sapienza lode se stessa. Un altro bellissimo testo, noi l'abbiamo nei Proverbi, capitolo 9, 1, 6, in Giobbe 28, e in Proverbi pure 8, 1, 36. Leggiamo pure questi testi. Io la sapienza, possiedo la prudenza e ho la scienza e la riflessione. Presso di me c'è ricchezza e onore, sicuro benessere e equità. Il Signore mi ha creato all'inizio della sua attività. Dall'eternità sono stato costituita. Quando ancora non aveva fatto la terra e i campi, quando egli fissava i cieli, io ero là, quando tracciava una cerchia nell'abisso, quando condensava le nubi in alto, quando fissava le sorgenti nell'abisso, allora io ero con lui come architetto, ed era la sua delizia ogni giorno, dilettandomi davanti a lui in ogni istante. Eccetera. E poi c'è un invito della sapienza. La sapienza si è costruito una casa, ha intagliato le sue sette colonne, ha ucciso gli animali, ha preparato il vino e ha imbandito la tavola,
ha mandato il re suo angelo a proclamare sui punti più alti della città chi è inesperto accorra qui e chi è privo di senno. Dice, venite, mangiate il mio pane, bevete il vino che io vi ho preparato, abbandonato la stoltezza e vivrete, andate diritti per la via dell'intelligenza. Ecco, sono come personificazioni della sapienza. In Baruch questa sapienza viene celebrata e poi alla fine si conclude, dopo tutte queste cose, la sapienza è scesa sulla terra e incominciò a conversare con gli uomini, alludendo alla discesa della sapienza incarnata, Cristo Gesù. Comunque noi distinguiamo, alla luce delle scritture, una sapienza che viene dall'alto, la sapienza che è rivelazione divina, che è diversa dalla sapienza umana, che pure è dono di Dio. Però la sapienza umana può tralignare, mentre la sapienza divina non può tralignare. Anzi, il Signore, come vedremo nel Nuovo Testamento, vedendo come la sapienza dell'uomo ha abbandonato a se stesso, ha fatto tralignare le vie dell'uomo, la sapienza vera invece dimora in coloro che sono di Dio e che vengono prescelti da Dio, e abbiamo il fallimento della sapienza umana tralignata, mentre c'è il trionfo della sapienza divina che è rivelata ai piccoli e ai quali è assegnato il dono della conoscenza del mistero di Dio. Tutte queste cose vi ho detto come così vestibolo prima di entrare nel sacrario della sapienza. Cioè abbiamo visto che la sapienza è un dono di Dio dato all'uomo, ma è anche una rivelazione di Dio, è un dono naturale in cui l'uomo si sforza con l'aiuto di Dio di apprendere ciò che è giusto e retto per regolarsi bene nella vita, frutto di osservazione, di indagine, di disciplina, ma è anche un dono di rivelazione, prettamente un dono di rivelazione che dà la conoscenza di Dio, e una volta che comporta la conoscenza di Dio diventa sicura regola di morale per l'uomo. Detto questo, vediamo un poco questa sapienza che riposa nel germoglio, riposa cioè nel figlio di esse, nel Messia. Adesso vediamo la sapienza in Gesù. Lo Spirito Santo lo unge di sapienza. La sapienza dimora nel cuore di Cristo. Già nel bambino, si diceva, bambino Gesù, cresceva in sapienza, grazia ed età. Gesù cresceva in età, ma cresceva anche in sapienza, perché la sapienza aveva preso possesso di lui. Era lo Spirito Santo che aveva così preso dimora in Gesù e lo rendeva il sapiente, lo rendeva la sapienza proprio della natura umana, l'uomo. Quando Gesù va a Nazareth e predica nella sua patria, i nazaretani dicono: ma donde gli viene questa sapienza? Non è forse il figlio di Giuseppe? Sua madre non l'abbiamo qui in mezzo a noi, e le sue sorelle, i suoi fratelli, ossia la sua parentela, non la conosciamo tutto. Non è andata a scuola, non ha frequentato le grandi scuole, ma tutta questa sapienza inaudita, di dove gli viene? Furono colpiti dalla sapienza di Gesù. Per cui la sapienza riposa in Gesù, perché Lui è la rivelazione divina. Lui è lo stesso mistero divino, apparso in mezzo agli uomini. Con gli uomini venne a conversare, e noi vedemmo la sua gloria, gloria come di un genio del Padre, pieno di grazia e di verità.
lasciamo gli altri testi che riguardano questa sapienza in Gesù, ma possiamo affermare che in Gesù lo Spirito Santo diventa sapienza, diventa rivelazione della verità. Lui stesso è la verità, Lui stesso è la rivelazione, Lui stesso dà questo dono di rivelazione a quelli che credono in Lui. Ti ringrazio, Padre, perché hai nascosto queste cose ai sapienti di questo mondo e le hai rivelate ai piccoli. Sì, perché così è piaciuto a te. Nessuno conosce il Padre se non il Figlio e coloro ai quali il Figlio lo voglio rivelare. Si tratta di un dono di rivelazione che Dio riserva ai piccoli, ossia a coloro che non fidano della propria intelligenza, della propria sapienza umana, ma si affidano a Dio, diventano piccoli, e a questi piccoli che credono nel Figlio di Dio, che Dio rivela i grandi misteri. Dunque si tratta di un dono di conoscenza, di rivelazione, e come subito affermiamo, è una conoscenza connaturale di Dio, che Dio concede in Cristo a coloro che sono in Lui e che vivono del Suo Spirito. È quella conoscenza che rende liberi gli uomini, cioè la conoscenza della verità, la conoscenza di Dio. Diceva Gesù, voi parlate di colui che non conoscete, io invece parlo di colui che conosco, e se dicessi che non lo conosco, sarei stolto come voi. Dove qui accenna all'opposto della sapienza, che è appunto la stoltezza e la follia. A noi interessa, per lo scopo che ci siamo prefissi, guardare la sapienza in noi, nel cristiano. Tra di voi non ci sono molti saggi, diceva Paolo ai Corinzi, non molti sapienti, ma Dio ha reso insipiente la sapienza di questo mondo, per cui nella lettera paolina viene condannata la sapienza di questo mondo. Se avessero conosciuto il Dio della sapienza, non avrebbero condannato Cristo, che è appunto il Dio della sapienza, i sapienti di questo mondo. Mentre noi parliamo tra i perfetti di una sapienza che è nascosta agli altri e che è rivelato soltanto ad alcuni, a quelli ai quali lo Spirito ha voluto parlare. È bellissimo il capitolo secondo della prima lettera di Corinzi, dove si parla della sapienza concessa ai perfetti e la sapienza dello Spirito. Il mondo è insipiente. Nella lettera ai Romani Paolo condanna il mondo pagano, come già lo aveva condannato nel Vecchio Testamento l'autore del Libro della Sapienza. Gli uomini, nella loro sapienza, dice l'autore del Libro della Sapienza, avrebbero dovuto conoscere il Re della Gloria, avrebbero dovuto conoscere dalle opere di Dio l'autore di queste opere. Invece si sono ingannati, si sono dati all'idolatria. Storti gli uomini. Così anche nella lettera ai Romani, Paolo condanna la sapienza di questo mondo, che non ha saputo conoscere Dio, e la corruzione così intellettuale si è tradotta in una corruzione morale. Quella sapienza che doveva guidare gli uomini nella via del bene, una volta corrotta, ha condotto gli uomini nella via del male, nella via di tutti i vizi, e la condanna della sapienza di questo mondo. E allora qui si profila la vera sapienza dalla falsa sapienza. Non è la sapienza del mondo che salva l'uomo e tutela la vita dell'uomo e costituisce così per l'uomo un'arte per essere a posto, per vivere bene, perché Dio ha reso insipiente la sapienza degli uomini, ma la sapienza vera è quella che scende dall'alto. Arrivati a questo punto leggiamo il bellissimo testo di Giacomo, dove oppone le due sapienze, la sapienza umana
e la sapienza divina. La vera e la falsa sapienza. Chi è saggio e accorto tra voi, mostri con la buona condotta le sue opere ispirata a saggia mitezza. Ma se avete nel vostro cuore gelosia amara e spirito di contesa, non vantatevi e non mentite contro la verità. Non è questa la sapienza che viene dall'alto, è questa una sapienza terrena, carnale e diabolica. Poiché dove c'è gelosia e spirito di contesa, ivi c'è ogni sorta di cattivazione. Invece la sapienza che viene dall'alto è pura, poi pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia e di buoni frutti, senza parzialità, senza ipocrisia. Un frutto di giustizia viene seminato nella pace per coloro che fanno opere di pace. Qui si parla della sapienza applicata alla vita morale. Allora viene opposto la sapienza divina che scende dall'alto e che rende saggi e dà frutti di pace e frutti di purezza, perché è pura, dalla sapienza terrena, o meglio degli uomini, che è di tre tipi: la sapienza terrena, carnale e diabolica. E così un progredire di gradini all'ingiù, una scala all'ingiù, che porta prima a una sapienza terrena, poi a una sapienza carnale, poi a una sapienza diabolica. Gli uomini di questo mondo, quelli che si credono saggi, sapienti, ordinatori delle cose, legislatori, quelli che si credono di poter fare bene di Dio, sono imbevuti di terrenismo, di carnalità e di malvagità diabolica. Non sono dei saggi, mentre dobbiamo noi cercare la sapienza che viene dall'alto, la sapienza che è pura, che è santa e che regola la nostra vita. Adesso vogliamo leggere un gustoso quadretto che troviamo nel libro dei Proverbi, capitolo 6, capitolo 9, 1-6, dove si dice che la sapienza si è costruita una casa con colonne ben tornite e chiama gli uomini alla sua mensa. Ma anche la sapienza falsa, che viene chiamata follia o stoltezza, ha costruito una sua casa e chiama gli uomini alla sua mensa. Per cui abbiamo la vera sapienza e la falsa sapienza. La sapienza per antonomasia e la stoltezza o la follia. Tutti e due gridano agli uomini: venite a me. L'uomo oggi si trova tra questi due inviti, l'invito della vera sapienza e l'invito della falsa sapienza, l'invito della sapienza che è Dio, l'invito della sapienza falsa che è la stoltezza e la follia. Oggi il mondo è pieno di follia e, come dice bene la scrittura, degli stolti infinito il numero. Degli stolti infinito il numero. Quando Gesù parla nel capitolo 7 di Marco del male che sta negli uomini, mette all'ultimo posto, cioè nel posto della degradazione, l'ultimo posto è la stoltezza, che si oppone alla sapienza. Quando l'uomo si avvicina a Dio, man mano che si avvicina a Dio, rispecchia la luce di Dio e diventa sapiente. Quanto più si allontana da Dio e scende nei gradini del male, tanto più si degrada e arriva all'ultimo grado, la stoltezza. Ricordate le vergini sagge e le vergini stolte.
guardate dell'uomo stolto nel Vangelo, aveva ammassato quell'uomo nel suo granaio tanti beni, però arrivato a un certo punto si ammise che i granai non erano sufficienti e allora disse a se stesso: guarda un po', che cosa farò? Demolirò i vecchi granai e ne costruirò di nuovi. Così ammasserò tutti i miei beni, proprio tutti i miei beni, nei nuovi granai. Poi mi siederò nel centro e dirò: godi, godi anima mia, godi tutti questi tuoi beni e spassatela per tutta la vita. Ma quella notte stessa una voce si fece sentire: uomo, è ora di partire, è venuta la tua ora. E tutti questi beni di chi saranno? Così è di chiunque accumula stoltezza, così è ricchezza nella sua stoltezza. E di questi esempi nel Vangelo ne troviamo tanti. Gesù chiama stolti gli uomini di questo mondo. Stolti perché non hanno conosciuto il Re della Gloria, non hanno conosciuto Lui. Stolti perché hanno agito male. Ora noi siamo chiamati alla scuola della sapienza. Siamo tentati dalla sapienza semplicemente umana, o carnale o razionale. C'è una sapienza carnale che cerca il benessere nel soddisfacimento di tutti i beni terreni. Abbiamo l'edonismo, il consumismo, che è stoltezza, che è mancanza di saggezza, di sapienza. C'è anche il razionalismo, con tutte le sue ramificazioni, che è stoltezza, perché misconosce Dio, mette l'uomo al primo posto, fino a divinizzarlo, è tutta stoltezza. Oggi il mondo è stolto, perché ha seguito lo spirito sapiente una volta che si è reso stolto lo spirito del male. Se noi vogliamo acquistare sapienza, dobbiamo andare da Gesù e imparare da Lui, diventare sapienti come Lui, combattendo lo spirito del mondo. È sapiente colui che fortifica se stesso, è sapiente colui che cerca la verità e la cerca in colui che è la verità stessa, è sapiente colui che bada al suo cuore, ai sentimenti del suo cuore, che sa mortificare se stesso, che rinnega se stesso e porta la croce. A proposito, c'è tutta una letteratura in Paolo, in Pietro, ossia nel Nuovo Testamento, la sapienza della croce e la stoltezza della croce. Ciò che è stolto davanti agli uomini, dice Paolo, diventa sapienza davanti a Dio. Per cui la croce, che per gli uomini è stoltezza, per noi è sapienza. Per croce intendiamo la sofferenza, intendiamo la rinuncia a tutte le cose per amore del cielo. Allora noi diventiamo veramente sapienti, discernitori del bene e del male, conoscitori del bene e del male, sappiamo per scegliere. E la sapienza della croce è quella che porta la vita, mentre la sapienza carnale, quella che rifugia dalla croce, rifugia dalla sofferenza, è una sapienza che conduce alla morte. Davanti a noi abbiamo due vie, la via del bene e la via del male, la via della sapienza e la via della stoltezza, la via della vita e la via della morte. Nella via della vita noi troviamo Gesù, il vero sapiente, guardare a Lui, dipingere come da un'icona ben guardata tutti i suoi lineamenti dentro di noi e diventare sapienti come Cristo, vivere dalla sapienza di Cristo e la sapienza del Vangelo. Mentre se noi guardiamo al mondo, vediamo la stoltezza del mondo, la stoltezza degli uomini che si allontanano dal Vangelo. Man mano che l'uomo si allontana dal Vangelo,
diventa stolto. E allora, fratelli e sorelle, io concludo. Concludo con l'esortare a chiedere al Signore il dono della sapienza. Perché la mandi dei cieli santi, la mandi su di noi. Cerca un poco il testo. Il testo sulla... Capitolo 9, sì. La richiesta della sapienza. Il Salomone che chiede la sapienza, ma è qui che noi chiediamo la sapienza. Chiediamo al Signore la sapienza, perché scenda su di noi. Perché se siamo sapienti, possiamo governare il mondo, possiamo essere luce del mondo, possiamo essere luce a noi stessi, è chiaro. Mentre se noi non siamo alla luce della sapienza divina, noi possiamo ingannare noi stessi, ingannare il mondo e non risplendiamo come luce. Diceva Gesù, voi siete la luce del mondo, risplende la vostra luce in mezzo agli uomini, perché vedono le opere vostre buone, sono le opere pratiche della sapienza. L'uomo saggio opera bene, l'uomo storto opera male. Chiediamo allora al Signore il dono della sapienza e diciamo insieme: o Dio dei padri e Signore di misericordia, che tutto hai creato con la tua parola, che con la tua sapienza hai formato l'uomo perché domini sulle creature fatte da te e governi il mondo con santità e giustizia e pronunzi giudizi con animo retto, dammi la sapienza che siedi in trono accanto a te e non mi escludere dal numero dei tuoi figli, perché io sono tuo servo e figlio della tua ancella, ancella Maria, madre della sapienza. Uomo debole e di vita breve, incapace di comprendere la giustizia e la legge, se anche uno fosse il più perfetto tra gli uomini, mancandogli la tua sapienza, sarebbe stimato nulla. Tu mi hai prescelto, eccetera. Signore, dacci questa sapienza. Te lo chiediamo per l'intercessione di Maria, madre della sapienza, madre del Verbo incarnato, della sapienza incarnata. Dammi la sapienza, Signore, perché corregga le mie vie, perché io possa essere saggio in mezzo agli uomini e risplendere come luce sopra una fiaccola, sopra un bucaniere. Lode e gloria a te, Signore. Spirito di luce, scendi su di noi, illumina la nostra vita, risplendi, oh spirito di luce, nei nostri pensieri e nelle nostre azioni. Spirito Santo, tu sei la sapienza dentro di me, tu produci sapienza dentro di me, possiedimi, oh Spirito Santo, oh Gesù, tu doni lo Spirito, lo doni in abbondanza, dammi questa sera il tuo Santo Spirito, che sia sapienza dentro di me, sia sapienza nella mia vita e corregga tutti i miei passi. Lode, gloria, onore a te, Signore.